Amici e amiche di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, ben trovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio, da tutti noi di Radio Speranza, che oggi vogliamo festeggiare, insomma, perché no, un compleanno, quello di un personaggio, molto legato alla nostra, Pescara. Parliamo di Gabriele D'Annunzio, che, appunto oggi avrebbe festeggiato il suo, compleanno e ne parliamo proprio con la direttrice del museo, Casa Natale di D'Annunzio, la dottoressa Nadia Castelnuovo, che è collegata al telefono con noi. Benvenuta, dottoressa. Ecco, Salve, salve anche a voi, salve. Ci fa piacere avere questo contatto con voi in questa giornata speciale. eh sì, perché è una giornata speciale non solo ovviamente per noi pescaresi, ma possiamo dire per tutti gli italiani, perché D'Annunzio ha dato un contributo alla cultura nazionale e internazionale davvero notevole, è vero? Sicuramente, sicuramente D'Annunzio non è solo per noi pescaresi che ce l'abbiamo nel cuore, ma ovviamente per tutti gli italiani, diciamo, si riconoscono in D'Annunzio come in una persona particolare, un poeta che si è fatto conoscere dappertutto, in tutta l'Italia, per le sue capacità di poeta, artistiche e per tante altre cose. Ecco, voi in questi giorni, come museo purtroppo per via delle restrizioni non avete potuto, non potete in questo momento ospitare persone, visitatori, però siete presenti sui social, è vero? Sì, purtroppo ecco, le restrizioni dettate dalle norme anti-Covid ci costringono a rimanere chiusi, soprattutto in particolare adesso che siamo, la nostra provincia è anche in zona rossa. In qualche modo comunque sui canali social è possibile nella direzione regionale Musei Abruzzo consultare e vedere un po' tutto quello che riguarda la casa del nostro poeta, quindi la possibilità di visitarla virtualmente, dare una vicinanza in questo al poeta. Quello della nascita per noi è un momento importante perché in fondo questa è la casa natale di Gabriele D'Annunzio, quindi è il luogo dove lui ha vissuto la sua infanzia, dove lui è nato e quindi in questo momento è diciamo per noi il momento più importante della vita di D'Annunzio, ecco. Ecco, e appunto dicevamo prima che siete stati presenti sui social anche con dei messaggi, delle segnalazioni, anche questa per esempio della possibilità di una visita virtuale. E tra l'altro questo fa notare, insomma, come dire, la particolarità, perché D'Annunzio è stato molto innovatore anche in campo mediatico, insomma, ricordiamo anche la sua presenza addirittura pubblicitaria all'epoca, è vero? Certo, lui è stato sempre un grande innovatore in questo. D'Annunzio ha dato esempio di quello che è la capacità, diciamo, della comunicazione. È stato un grande comunicatore a suo tempo, D'Annunzio, assolutamente. Questo gli si riconosce, diciamo, tutti gli italiani gli riconoscono queste sue grandi capacità, ecco, in questi ambiti, in questo campo, assolutamente. Ecco, direttrice, lei insomma, è arrivata in un momento molto particolare della storia di Pescara e di tutti noi, perché purtroppo queste restrizioni ci stanno costringendo anche a privarci del piacere di una visita in presenza al museo. Però, come dicevamo prima, è possibile fare una visita virtuale. Ci può dire come? Allora, basta
andare, diciamo, noi facciamo parte come museo, diciamo, di una direzione regionale, che è quella appunto della Direzione Regionale Musei Abruzzo. Dei siti internet dedicati appunto alla Direzione Regionale Musei Abruzzo, oltre ovviamente a quelli nazionali del Ministero della Cultura, è possibile un approccio social di questo genere. È semplice, basta diciamo andare sul sito in particolare della Direzione Regionale Musei Abruzzo. E quindi da lì poi c'è il percorso per Sì, accedere. sì, sì, sì. A tutti i siti, diciamo, abruzzesi, quindi di conseguenza anche al Museo Casa Natale Gabriele D'Annunzio. Ecco, avete notato da parte dei visitatori, di coloro che insomma prima magari sarebbero venuti fisicamente a visitare il museo, che c'è un'attenzione anche a questa dimensione virtuale, che è l'unica che al momento si può, come dire, usufruire, di cui si può usufruire? Certamente, sì, diciamo che questo, diciamo, ha dato impulso un po' a questo tipo di comunicazione, ma nello stesso tempo vediamo appunto l'attenzione che ha il pubblico per il nostro museo e quindi di conseguenza l'approccio in questo momento ai canali social, ovviamente che sono l'unica possibilità in questo momento per il nostro museo. A noi fa tanto piacere questo perché comunque sentiamo la vicinanza della città di Pescara e comunque di coloro che sono legati alla figura del nostro poeta. E ci fa molto piacere e ci auguriamo veramente quanto prima di riaprire al pubblico per consentire comunque la visita reale all'interno della nostra casa, che lascia sempre qualcosa in più, diciamo, nel visitatore, ovviamente. Eh sì, perché anche quel visitare proprio il luogo in cui D'Annunzio ha vissuto, quindi anche poter in qualche modo camminare dove ha camminato lui, insomma, vivere anche Certo, proprio. sì. D'Annunzio era un bambino quando è andato via da quella casa, aveva 11 anni, quindi è il suo luogo, diciamo, dei ricordi e quindi è il luogo più, diciamo, importante per lui in tutta la sua vita, perché ovviamente ognuno di noi ha i ricordi forti dell'infanzia e quindi lui voleva assolutamente che questa casa fosse ricordata come il luogo appunto della sua fanciullezza. E noi questo vogliamo trasmettere al visitatore, la sensazione di accoglienza in una casa dove lui è stato bambino e dove ha vissuto, diciamo, gli anni più belli della sua vita, della sua infanzia, come ognuno di noi ovviamente, nell'infanzia ha i suoi ricordi più belli. E allora veramente noi ringraziamo di cuore la dottoressa Nadia Castelnuovo, direttrice del Museo Casa Natale di Gabriele D'Annunzio. Dottoressa, Grazie a arrivederci. voi, Ce lo diamo l'arrivederci. grazie. A presto, Un si arrivederci spera. senz'altro, siamo ottimisti e sicuramente speriamo nelle cose più belle in futuro e un futuro presto, prossimo. Ce lo auguriamo davvero per tutti. D'accordo, grazie e a risentirci. Grazie a voi, arrivederci, salve.